passati alcuni anni dalla prima volta che visitai Gerusalemme. Il primo giorno che trascorsi in Palestina, in quella città sacra per tutte le grandi confessioni monoteiste, mi aggregai ad un gruppo di turisti che andavano a visitare il Monte del Tempio. E lì tu non potevi non buttare subito l'occhio sui tanti ebrei in preghiera, gli uni accanto agli altri, intenti ad un basculante moto perpetuo, quasi a formare una sorta di moto ondoso che si andava a infrangere contro il muro del pianto. In realtà gli ebrei quel muro lo chiamano il muro occidentale. L'area invece che sovrasta quella del muro occidentale e che con essa comprende tutto il grande perimetro del Monte del Tempio è la cosiddetta spianata delle moschee, il terzo luogo più sacro per l'Islam. La nostra guida però quel giorno era cristiana. La guida ci fa fare un ampio giro di quella piazza per immetterci alla spianata delle moschee, a scoprire quella bellissima cupola tutta d'oro che campeggia su tutte le cartoline di Gerusalemme, la cupola della Rocca. Un'esperienza incredibile. Al centro di quella bellissima moschea c'è una grande pietra detta della fondazione. Tutto il basamento ottagonale di Kubat al-Sakra è stato proprio eretto tutto intorno a quella roccia che si dice sia stato un tempo la vetta del Monte Moria, che Dio stesso si vuole abbia indicato ad Abramo per compiere il sacrificio di suo figlio Isacco. Quella roccia dove Abramo alzò quel coltellaccio per scozzare suo figlio Isacco era ora lì davanti ai miei occhi. Grazie a Isacco che sopravvisse cominciò anche la discendenza dei cristiani, in ragione della quale si considerano figli di Abramo. Ma anche gli ebrei si considerano tali, perché Abramo fu anche e soprattutto il nonno di Giacobbe, anzi il santo nonno, lo Shabba Kadisha, come è chiamato in aramaico. All'improvviso sento delle urla, mi giro e vedo al centro della spianata un energumeno e facendo mostra di denti d'oro. Tu devi essere bravo, Turi. Conosci Trinità? Fatto fico Terence Hill, tu? No, con che cosa lui? A me mi interessa Terence Hill, Trinità, capito mi hai? Avevo capito, almeno stavo capendo, che effettivamente quella roccia sacra per gli ebrei e anche per i cristiani lo era evidentemente anche per i musulmani. E beh certo, perché ci avrebbero costruito intorno un'intera moschea se no. E comunque ecco spiegata la perfetta Trinità, perché proprio da quella roccia che fu di Abramo anche profeta Muhammad, pace anima sua, è asceso a sette cieli per raggiungere il paradiso di vergini. Quel tizio si guadagnò con me una bella mancia per farmi da guida personale una e trina, anzi una e Trinità. Quello che noi chiamiamo il muro del pianto e che gli ebrei chiamano il muro occidentale, i musulmani lo chiamano il muro di Al-Burraq. Il muro del pianto, il muro occidentale, il muro di Al-Burraq. Mi trovavo nel cuore stesso di tre grandi fedi, tre religioni diverse eppure consanguine. Una storia che cominciava con Abramo, Abraham, Ibrahim, o come diavolo preferite chiamarlo. Le fonti migliori per conoscere la vita di Abramo sono in realtà tre grandi testi: il Tanakh, il Nuovo Testamento, il Corano. Le scritture che sono alla fonte di queste tre grandi fedi sono tre versi. In principio fu il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Tre fedi fondate sul Verbo, sulla parola, e al Verbo e alla parola che tutte e tre le grandi confessioni monoteiste, abramitiche, conferiscono capacità di genesi e creazione. Per uno che fa il mio mestiere questo è piuttosto rassicurante. A fare sintesi fra tutte queste tre grandi religioni c'è un unico comune denominatore, anzi, un unico comune denominatore.
antenato, Abramo. Ma chi era Abramo?